Di nuovo con questi titoli clickbait? No, questa volta non è del tutto clickbait il titolo, anzi, io sono DJ Pack, benvenuti in questo nuovo video. Ehi, ti sei iscritto al canale? Hai spuntato la campanellina? Hai commentato? Hai spammato il video? Bene, adesso seguimi negli altri social, i link sono qua sotto in descrizione. Mi raccomando, godetevi il video. Allora ragazzi, la Commissione Europea anticancro, che deve redigere un piano anticancro, ci è andata molto molto pesante con quello che riguarda i nuovi prodotti a rischio ridotto, sia che si siano riscaldatori di tabacco o vaporizzatori personali. È stato redatto un documento presentato al Parlamento europeo da parte di questa commissione che, ripeto, è entrata a piedi non pari, ha fatto un'entrata veramente da kamikaze sui riscaldatori, sui vaporizzatori personali, su tutto il materiale, diciamo, a rischio ridotto. La commissione chiede, attenzione, il divieto degli aromi nelle e-cig e ulteriori restrizioni che potrebbero stravolgere i mercati di tutto il mondo, non solo italiani, ma di tutta Europa. Quindi ragazzi, attenzione, non è una cosa italiana, è una cosa a livello europeo. Sono state confermate tutto quello di peggio che si poteva sperare, viste le precedenti notizie trapelate dalle varie cose, discussioni tipi di tre e quant'altro. Quindi tassa, quindi aumentare le tasse, flavor ban, quindi vuol dire divieto degli aromi nelle sigarette elettroniche, addirittura anche il divieto di utilizzo all'esterno per le aree free fumo, free come cappero dicono, insomma. O in più anche il combattere assiduamente la pubblicità sui vari social, in internet, questo a dire loro, per salvaguardare i giovani. Sul fatto di salvaguardare i giovani nessuno ha niente da dire, tutt'altro, ci mancherebbe, anzi, però le cosine andrebbero un attimino viste un pochettino meglio. Di fatto con questo documento la Commissione Europea propone un approccio, direi, proibizionista, per essere meno duro possibile, e di fatto si evince ancora di più quanto sia equiparato il vaping al tabacco. Ma la cosa non mi stupisce più di tanto, visto che comunque il vaping è regolamentato dalla TP3, che è la legge che regolamenta il tabacco. Il vaping come riscaldatori di tabacco sono equiparati alla sigaretta tradizionale. Per chi legifera, per chi fa queste belle cose, sigaretta tradizionale, vaping sono la stessa identica altezza. Non cambia niente. Poi vai a spiegare che è risaputo e comprovato che il vaping, le sigarette elettroniche, i vaporizzatori personali sono il 95% meno dannosi di una sigaretta tradizionale. Comunque ragazzi, la situazione è veramente tragica, non è una legge, intendiamoci, non è legge, però il fatto che questa commissione abbia presentato queste richieste al Parlamento europeo, e visto che si sta discutendo la TPD3, non lascia presagire nulla di buono. L'unica speranza che si può avere è che i nostri parlamentari europei, insomma, decidano nel fare la TPD3, la TPD nuova, la detta TPD3, di essere un pochettino meno duri riguardo al settore del vaping. L'unico sistema che possiamo avere per venire fuori da questa situazione, oserei dire alquanto ingarbugliata o surreale, per me molto surreale, è il fatto che alcuni parlamentari magari si sveglino un attimino, riescono a comprendere che quello che sta facendo questa commissione è fuori da ogni seminato. Ma queste cose però, ragazzi, non è da adesso che si dicono, le sapevamo, è un po' che vengono paventate. Come al solito si arriva sempre all'ultimo, prima ce ne sbattiamo altamente i maroni e poi dopo, quando arriva l'ultimo, la cominceranno i piagnistei e quant'altro.
ripeto, la situazione, ragazzi, non è veramente facile. So che le associazioni di categoria, sia dei consumatori europei, quindi ETRA, ma anche i produttori, insomma varie associazioni, hanno cominciato a rivolgersi ai parlamentari per vedere di mettere un freno a questa cosa che ha dell'assurdo e vedrebbe probabilmente il mondo del vaping sgretolarsi, una roba veramente seria. Ma ripeto, ste cose già le sapevamo, perlomeno era abbastanza palese verso quello che si andava. Ma un conto è dirle, un conto è trovarsele di fronte, un conto è avvisare la gente, dire guardate ragazzi, attenzione che così facendo si va verso la rovina totale, se ne fregano altamente tutti perché nessuno ascolta, sono cose che non interessano a nessuno, però poi come vedete arrivano. A tal proposito vi lascio qua sotto in descrizione anche l'articolo di Sig Magazine che io ho trovato, in modo che possiate leggere in maniera più esaustiva questa cosa, se vi va ovviamente, non credo che vada, però comunque io l'articolo ve lo lascio. Ieri ho seguito anche la diretta che ha fatto Danielino77 nel suo canale riguardo a questa cosa, e ragazzi, a parte il fatto che chi stava seguendo in diretta la live di Danielino, molti cadevano dal pelo, come se queste cose non fossero mai state dette, vabbè, però un paio di cose mi hanno fatto veramente imbestialire, giuro che sarei voluto entrare in chat ma fisicamente e spaccare la testa a qualcuno, sul serio. I commenti più gettonati che ho visto ieri durante la live di Danielino e quelli che sto vedendo anche qua e là su internet, nelle varie, sotto i vari post che presentano questa cosa, veramente ancora pochi, perché la gente non si sta rendendo conto di cosa andiamo incontro. Comunque le risposte più gettonate sono state: ah ok, faccio scorta, ah che me frega, tanto io faccio i liquidi in casa o estraggo i macerati da me in cantina, nel mio fondo e quant'altro. Bene, quindi secondo voi la risposta a questo problemino, chiamiamolo così, sarebbe fare scorta. Bravi, complimenti. Ma le scorte prima o poi finiscono, non è che le scorte sono vita naturale durante. E poi mi sembra la classica mentalità nostra: io guardo il mio orticello, del resto chi se ne frega. Ragazzi, non funziona così, ma comunque poi ne sconteremo un po' tutti di questa cosa, tranquilli, non c'è problema, aspettate un attimo che passi la legge, la TPD, che venga fatta secondo queste indicazioni, perché io penso che se una commissione europea anticancro presenti queste cose in commissione europea che sta discutendo, al Parlamento europeo che sta discutendo una legge, tanto distante da queste richieste, poi il Parlamento difficilmente ci andrà. Speriamo che qualche parlamentare rinsavisca e si impunti un pochettino, cosa che dubito fortemente, però staremo a vedere. Ma il commento sotto la live di ieri di Danielino che mi ha fatto veramente imbestialire è stato uno che gli ha detto: Daniele, tu hai le conoscenze, puoi arrivare in alto, cerca di organizzare una petizione o un qualcosa, facciamoci sentire. Miseriaccia ladra, e che non dico altro, mi verrebbe da dire veramente tanto tanto di più. Le petizioni, amici miei, sono già state fatte, è il fatto che non le avete cagate di striscio. Vaping is not tobacco, secondo voi a cosa cazzo serviva? Serviva in teoria per far uscire il vaping dall'egemonia del tabacco, per fare in modo che non venisse più equiparato al tabacco. Però in Italia la proposta ANPU, l'associazione dei consumatori, mi sta sui coglioni il presidente, non lo sopporto, quindi la snobbo perché l'hanno fatto per i loro interessi. Siamo proprio sicuri che era per i loro interessi? Oppure era nell'interesse di tutti? E comunque, consoliamoci perché è stato un flop a livello europeo, come tutto. Anche l'ultimo questionario che vi abbiamo chiesto in tanti di compilare, ve lo siete filato? 8.000 persone sì, ma su un milione di svapatori 8.000 mi sembrano un po' pochi. Poi vogliamo dire che di questo milione
molti meno, però comunque di questo milione il 70% sono le signore Maria che di social non ne sanno niente. Sì, ci sto, ok, ma tolto il 70% a un milione e sono sempre più di 8.000, sono sempre più di 8.000, o sbaglio? Detto questo, vorrei fare un appello a quelli che gestiscono gruppi Facebook, ai vari influencer che spostano i mercati. Voglio fare un appello a loro. Spostatelo adesso il mercato.